Questa è la Born, la prima elettrica di Cupra, che a seconda delle versioni promette fino a oltre 500 km di autonomia e poi con una dinamica di guida affilata, un design grintoso e tanta tecnologia di connettività vuole tentare i più giovani. Avrà le carte in regola per farlo? Beh, iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanella e vediamo com'è fatta e come va. La Born è la seconda compatta a essere basata sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen dopo la ID3, con la quale condivide non solo la fabbrica dove è prodotta, in Germania, ma anche parte dei lamierati, una somiglianza che si vede soprattutto nella fiancata. Anteriore e posteriore invece sono del tutto originali, tra paraurti e gruppi ottici. L'impatto generale è che qui, in confronto alla Volkswagen, ci sia molta più grinta e carattere, con uno sguardo accigliato e aggressivo davanti e una fanaleria a LED dietro che taglia in due il portellone, allargando l'auto e dandole un tocco di cattività high-tech. Le dimensioni sono in linea con il segmento C, con una lunghezza di 4,32 m, 1,81 m in larghezza e 1,53 m in altezza. Le ruote sono agli estremi della carrozzeria, con un passo di quasi 2,77 m. Le tinte per le verniciature sono 6, stesso numero dei disegni per i cerchi in lega, tutti ottimizzati aerodinamicamente, che vanno da 18 a 20 pollici. Il nome Born deriva da quello di un quartiere di Barcellona che è famoso perché è storico ma è di tendenza, con tanti locali di arte, moda, gastronomia e quant'altro. I comandi vocali si attivano con la frase "Hola hola". Avere motore e ruote motrici dietro vuol dire non avere un tunnel centrale che ruba spazio ai piedi del quinto passeggero. Quando si sale a bordo non c'è bisogno di mettere in moto, basta selezionare D e siamo pronti a partire. L'apertura del bagagliaio è nascosta dietro al logo e la capacità minima è di 385 litri, praticamente la stessa della Leon, che però è 8 cm più lunga. I sedili di serie sono realizzati a partire da rifiuti plastici recuperati negli oceani, oppure si possono avere in dinamica, come in questo caso, anche qui realizzati a partire da materiali di scarto e quindi riciclati e poi lavorati al laser. La connettività dell'abitacolo passa anche per lo schermo da 12 pollici centrale, posizionato in alto e rivolto verso il guidatore, dall'elevata definizione e molto veloce nell'utilizzo. C'è anche la possibilità di avere Apple CarPlay e Android Auto wireless e di controllare tanti parametri, tra cui la ricarica, tramite app. Il cruscotto digitale da circa 5 pollici è minimale e completo, ma poi per arricchire le informazioni si può avere un head-up display con realtà aumentata. Per i rivestimenti dell'abitacolo sono stati scelti colori specifici. Buona la scelta dei materiali, la parte alta della plancia è morbida e subito sotto c'è un inserto in rilievo. È morbido anche il tunnel al centro, che tra l'altro nasconde un capiente portaoggetti. Bello il rivestimento del poggiabraccia laterale, mentre la plastica superiore del pannello porta è dura, ma con una texture lavorata che non la fa apparire economica. Trazione posteriore, baricentro basso grazie alla batteria integrata sotto al pianale, una ripartizione dei pesi vicina al 50-50 e poi ancora una modalità sport per le ESC, lo sterzo progressivo e l'assetto a regolazione adattiva. Direi che come carta d'identità non è niente male, no? Ci sono tre livelli di potenza per il motore sincrono magneti permanenti che può raggiungere i 16.000 giri al minuto e che è collegato ad un cambio monomarcia con differenziale messo a punto per un'erogazione uniforme e immediata. Si parte da 150 cavalli e una coppia di 310 Nm, nello 0-100 km/h servono 8,9 secondi. La versione intermedia ha 204 cavalli e lo stesso valore di coppia di 310 Nm. In questo caso lo 0-100 si fa in 7 secondi e 3. E poi c'è la modalità e-boost che arriva nel 2022 e che porta la potenza a 231 cavalli, mentre la coppia resta invariata e così nello 0-100 servono appena 6 secondi e 6, mentre a 50 orari ci si arriva in 2 secondi e mezzo. Complice il passo lungo e, come abbiamo detto, il baricentro basso, la Born resta piatta in curva, che è un piacere, e la trazione posteriore consente di impostare delle belle traiettorie che non vanno mai corrette, grazie anche alla taratura dello sterzo. L'auto scivola via con un'erogazione costante e lineare, mai esplosiva in realtà se si è già a velocità sostenuta. Con l'ESC in sport il tutto diventa ancora più divertente. Per disinserirlo del tutto invece bisogna passare agli pneumatici specifici da 235/40. Usando la modalità B, che massimizza il recupero di energia facendo frenare l'auto, si può gestire bene l'ingresso in curva semplicemente togliendo un po' di pressione dall'acceleratore per poi rimodulare in uscita.
Il settaggio della rigidità dell'assetto, che non è sempre di serie, permette poi di tarare l'assorbimento più dolce in città, dove le asperità classiche vengono assorbite bene. Lo schema prevede McPherson davanti e un multilink a 5 bracci dietro. Belli e d'impatto poi i tasti sul volante per passare tra le varie modalità di guida e attivare l'e-boost. I vari step di potenza sono accompagnati da diversi tagli per il pacco batteria, da 45, 58 o 77 kWh, e ovviamente insieme a loro cambia anche il livello di autonomia. Cupra dichiara rispettivamente 340, 420 e 540 km secondo il ciclo WLTP. Sulla versione da 77 kWh, il caricatore di bordo consente picchi di 125 kW in corrente continua. In questo modo, in 7 minuti si ricaricano 100 km e per passare dal 5 all'80% della carica serve poco più di mezz'ora. Tra l'altro, Cupra ha predisposto delle opzioni per la ricarica con wallbox specifica, connessa anche ad internet per dialogare tramite smartphone. E se la ricarica fast consente di pianificare più agevolmente i viaggi, è soprattutto in questi casi che si apprezzano tutti i dispositivi di ausilio alla guida di ultima generazione, come, per citarne alcuni, il cruise control adattivo predittivo, che tramite GPS aggiusta la velocità in base al tipo di strada o ai segnali stradali, o il travel assist, che combina il mantenitore di velocità di crociera con quello di corsia. E poi c'è l'Emergency Assist, che quando non riceve feedback dal guidatore è in grado di far accostare l'auto, parcheggiare con le quattro frecce e chiamare i soccorsi. Tra le cose che non mi hanno convinto in questo primo contatto, i tasti a sfioramento sul volante, che si attivano se nella guida più spinta si vuole impugnare il volante alle 9:15. Ci vuole abitudine anche per quelli della climatizzazione. Dietro avrei voluto delle bocchette d'aereazione. Venendo ai prezzi, per farvi un esempio, la versione con batteria da 58 kWh e 204 cavalli di potenza parte da 38.900 euro, ma per tutti gli altri dettagli vi rimando a motorone.com. Queste erano le impressioni di guida della nuova Cupra Born. Scriveteci nei commenti che cosa ne pensate e noi ci rivediamo su insidediviz.it per la prova approfondita del perché comprarla elettrica.